Salve a tutti, oggi vi parlo di Il Mago di Oz, film del 1939, diretto da Victor Fleming e scritto da Noel Langley, Florence Ryerson e Edgar Allan Wolff, adattando l'omonimo libro di L. Frank Baum. Un film che in America, almeno negli Stati Uniti, si è radicato nell'immaginario collettivo infantile fino a diventare un classico del cinema per bambini. In Italia e in generale all'estero non ha avuto in realtà la stessa sorte, e comunque è stato un film dalla lavorazione abbastanza problematica perché in principio doveva dirigerlo George Cukor, poi è stato sostituito da King Vidor, che in realtà ha diretto la parte iniziale e quella finale in colore seppiato. Poi è arrivato alla fine Victor Fleming, il regista di Un colossal come Via col vento. In ogni caso, chi è la protagonista di questo film? La protagonista è Dorothy, interpretata da Judy Garland, da questa giovane stella. Nel film aveva 16 anni, bambina prodigio che in realtà anche lei si sarebbe spenta presto, sarebbe morta in realtà in età abbastanza precoce. In ogni caso, questo è uno dei suoi film più celebri, assieme forse a È nata una stella, girato negli anni 50. Allora, il film si apre con delle didascalie iniziali che dedicano questa operazione ai giovani di cuore. Perché? Perché, lo dicono le didascalie stesse, questa storia è dotata di una garbata filosofia che non è stata distrutta dal tempo. E poi vediamo proprio Dorothy, questa ragazzina che corre lungo una stradina col suo cagnolino Totò, corre di spalle in un'inquadratura appunto seppiata. Infatti, in questo film la realtà è in bianco e nero rispetto al mondo di Oz, che invece è a colori. Si trattava ancora di un'epoca in cui il colore era una novità e quindi si tentava di sfruttarlo in produzioni come i musical in maniera anche intelligente, in maniera simbolica, significante, come in questo caso. Che cosa stanno facendo Dorothy e Totò? Stanno scappando da una strega. Ma davvero in realtà si tratta di una strega? In ogni caso, nessuno dei suoi due zii, perché Dorothy è orfana e vive con i suoi vecchi zii in una fattoria del Kansas, nessuno dei suoi due zii le dà ascolto e nemmeno i contadini che lavorano al servizio della loro famiglia. Sono tutti troppo occupati con le cose serie, con la dura realtà, con il lavoro agricolo. E infatti sua zia le ricorda che tu, Dorothy, lavori troppo con la fantasia, ti agiti troppo per delle sciocchezze. E allora cosa fa Dorothy? Osserva il cielo e si chiede: esiste mai un posto dove io non possa combinare disastri? E parte la celebre Over the Rainbow, che è diventata una hit immortale, ha vinto anche l'Oscar per la migliore canzone assieme alla colonna sonora di Harold Arlen. Ed ecco che arriva che cosa? Un pauroso ciclone. E per una serie di coincidenze che non sto qui a riferirvi, in realtà Dorothy non fa in tempo a rifugiarsi con gli altri nello scantinato della fattoria ed è risucchiata dal ciclone. E che cosa succede da un punto di vista registico di montaggio? Vediamo una sovraimpressione della casa che volteggia per aria trasportata dall'uragano e di Dorothy svenuta, di cui vediamo soltanto il volto. E poi, stacco di montaggio, vediamo lei dentro questa casa che volteggia e che osserva una serie di cose che volteggiano nell'occhio del ciclone, anche sua zia che fa la maglia e anche la strega precedente, che in realtà forse non è davvero una strega, o forse sì. E allora, è tutto vero o in realtà si tratta dell'immaginazione di Dorothy, della sua fervida immaginazione che appunto sta costruendo tutte queste cose? Questa sovrimpressione appunto di lei con la casa che volteggia probabilmente vorrebbe suggerire questo. In ogni caso, poi la casa atterra, e dove atterra? Atterra nel mondo di Oz, un mondo appunto a colori, con invenzioni scenografiche davvero pazzesche, deliziose ancora oggi. In realtà il film è costruito con degli effetti speciali davvero inventivi, a volte sbalorditivi,
Ma in realtà, che cos'è il mondo di Oz? Fin dall'inizio, in realtà, il mondo di Oz non è il solito mondo da fiaba consolatorio. Non si tratta di un mezzo di evasione dalla bruttura della realtà. Fin dall'inizio, il mondo di Oz si configura come un microcosmo inquietante, quasi perturbante, anomalo, con questi esserini che vengono chiamati mistichini, che sono praticamente degli umani in miniatura, con dei baffi abbastanza strani. E infatti per il film furono ingaggiate tantissime comparse nane proprio per interpretare questi numeri di danza con i mistichini, numeri di danza anche questi abbastanza anormali. E poi il mondo di Oz ha queste piante giganti che mostrano la loro natura artificiale, sembrano fatte appunto di plastica. E poi la grande sorpresa: il mondo di Oz si rivela essere una trasfigurazione onirica della realtà. Ed ecco che viene fuori l'ipotesi che poi si è fatta largo nel corso degli anni, ossia che tutta la parte ambientata nel mondo di Oz sia in realtà una grande visione prodotta dall'assunzione di droghe. Ecco, è un'ipotesi che poi è nata negli anni 70, quindi in un'epoca totalmente diversa. Comunque, che cosa succede? Che Dorothy deve cercare il mago di Oz perché è l'unico che possa riportarla a casa. E allora il film va avanti, intanto si allineano i dolly da un punto di vista registico, non solo per inquadrare dall'alto i tanti numeri musicali, numeri da musical, ma soprattutto per mostrare queste scenografie, per fare le quali c'è stato uno sforzo davvero enorme da un punto di vista produttivo. Il film è costato una barca di soldi. Dorothy incontra nel suo tragitto intanto una serie di personaggi che si uniscono alla protagonista appunto per farsi risolvere i loro problemi dal mago di Oz. E questi personaggi hanno dei volti in realtà familiari. E anche la cattiva del film, la strega dell'Ovest col suo volto verde, ha una faccia abbastanza familiare. Che sia una strega che abbiamo già visto nel corso del film. Comunque, chi sono questi personaggi dai volti familiari? Sono uno spaventapasseri che non riesce a spaventare i corvi perché è senza cervello e allora vuole farsi dare dal mago di Oz un cervello. Poi un uomo di latta che non ha un cuore e ha tutto il corpo arrugginito e allora vorrebbe farsi dare dal mago di Oz un cuore. C'è un balletto in realtà abbastanza simpatico a lui affidato, enfatizzato anche da una regia particolare. E poi c'è un leone che ha paura degli altri, che non ha coraggio, e allora vuole farsi dare dal mago di Oz un pochino di coraggio. Forse il leone è il personaggio più divertente. Ve li posso mostrare questi personaggi nella copertina del mio DVD. Allora c'è lo spaventapasseri, l'uomo di latta, il leone, poi Dorothy, il cagnolino Totò. Sono personaggi che, appunto, come dicevo, in America si sono radicati in un certo immaginario infantile dell'infanzia, appunto. In ogni caso, soprattutto la strega è forse un personaggio più debole del previsto, perché perdente verso un'altra strega del grande schermo, quella di Biancaneve e i Sette Nani, sicuramente più carismatica, apparsa proprio 2 anni prima nel film della Disney che segna la nascita del lungometraggio d'animazione, appunto, cinematografico. E in generale, in realtà, di che cosa soffre il film visto oggi? Soffre di una stucchevolezza che sembra proprio aver fatto il suo tempo. Il film, soprattutto in certi momenti e nella parte centrale, è molto pieno di zucchero, di un'ingenuità soprattutto che prende corpo proprio nel personaggio di Dorothy. Appunto, come vi dicevo, Judy Garland aveva 16 anni quando ha girato questo film, ma in realtà il suo personaggio si comporta come ne avesse due, è troppo infantile. E allora questo film può essere visto ancora oggi, soprattutto da un pubblico di bambini che non abbiano più di 10 anni e che sappiano apprezzare tutta una parte centrale abbastanza melensa, leziosa, per così dire.
Nonostante questo, il film è ancora oggi delizioso, ha dei numeri da musical in realtà ben inseriti nel corso della narrazione e poi nella parte finale riesce in realtà a sollevarsi dalla melensaggine proprio grazie a quella garbata filosofia che il tempo pare non aver distrutto, di cui parlano le didascalie iniziali. Infatti davvero il Mago di Oz saprà risolvere i problemi di questi personaggi e anche di Dorothy, o forse sarebbe molto meglio rimboccarsi le maniche e provare a risolverli da soli questi problemi. Infatti forse Oz non è davvero così grande e potente come dice lui stesso, comparendo in un enorme ologramma circondato da fumi colorati. E allora ecco che la fantasia, come vi dicevo, diventa non un modo per fuggire dalla realtà, bensì un modo per essere felici nella realtà. Perché, come alla fine capisce da sola proprio Dorothy, se non si può essere felici lì, nella realtà, non si può esserlo da nessun'altra parte. Ed ecco che l'ingenuità di fondo di una seconda parte un po' melensa, in effetti, ancora oggi, è riscattata da questo finale e sa riflettere molto bene, con un cinismo inaspettato, proprio sulla vita, perché appunto il mondo di Oz già si era configurato come una trasfigurazione onirica della realtà, ma nel finale tutto viene chiarito anche a un pubblico appunto di bambini che può far tesoro di questi insegnamenti. E poi da segnalare non solo le musiche, ma anche appunto non soltanto l'enorme lavoro scenografico, ma l'enorme lavoro di trucco e parrucco e di costumistica fenomenale proprio per i tre personaggi che Dorothy incontra nel mondo di Oz. In generale un film, come vi ho detto, sicuramente datato, ma che per un pubblico di bambini oggi può andare sempre molto bene. E allora per Il Mago di Oz il mio voto è 7. Ci vediamo prossimamente, non più dopodomani, perché anche io ho bisogno di riposarmi, e quindi vedrò di pubblicare recensioni d'ora in poi con un andamento un po' più irregolare. Deciderò io quando pubblicare, casomai lo segnalerò in anteprima nella mia pagina Facebook. Comunque, ci vediamo prossimamente, non so dirvi quando, con un'altra video recensione. Intanto buona visione di Il Mago di Oz e buon cinema a tutti!